sindaco di Brusciano. Si avvia il percorso di costruzione del piano strategico metropolitano e concretamente nascono le prime idee. Che cosa vi aspettate come comune dal piano strategico? Noi siamo qui perché io sono stato eletto da poco sindaco, trovo un paese trascurato, non urbanizzato correttamente. Il piano strategico per noi è una possibilità riprogrammare il paese dal punto di vista urbanistico. Dobbiamo realizzare delle opere importanti. Il comune da solo con un bilancio in crisi non può far fronte a tutte le esigenze. Dobbiamo costruire una città a misura d'uomo. Nel mio paese c'è un problema di criminalità che a mio avviso è legato anche ad un'urbanizzazione sbagliata. Ci mancano spazi di cultura, ci mancano spazi di vitalità, ci mancano palestre, auditorium. Vorrei dare attraverso la città metropolitana, il progetto che vorremmo presentare, una risposta per passare da un paese disorganizzato a un paese che possa essere vivibile e possa offrire dei servizi, perché da lì dobbiamo partire anche per risanare non solo il tessuto urbano ma anche il tessuto sociale. Ecco, voi che siete vicini ai cittadini, se doveste indicare uno o due progetti che i cittadini conoscono e che voi pensate di poter realizzare? Allora, un polo per ricostruire l'auditorium e la palestra, oppure una pista ciclabile con un parco urbano, per me è un punto delle mie linee programmatiche fondamentale. Ecco, un'ultima cosa, in questi mesi c'è stata poca partecipazione, lei è sindaco da poco quindi non lo sa, però i sindaci hanno partecipato poco. Se lei dovesse fare un appello ai suoi colleghi sindaci per la partecipazione? Allora, io penso che noi sindaci dobbiamo accogliere con entusiasmo queste iniziative. Un ringraziamento quindi al sindaco della città metropolitana perché ci dà la possibilità oggi di discutere e discutere insieme. È una città metropolitana dove finisce un comune e inizia un altro senza alcuna soluzione di continuità. Dobbiamo partire dalla città metropolitana e da accordi intercomunali per risanare il nostro territorio. Quindi anche la nostra conformazione geografica ci impone di fare un ragionamento che sia non ristretto ai confini del comune, quindi perciò siamo qua. Grazie.